Buonasera a tutti, eccoci qua per la seconda parte di questo inusuale ma altamente apprezzato webinar, conferenza, chiamiamola pure così, del caro amico e collega Giacomo Bonoli, che vi avevo già presentato quando ci ha tenuto la prima parte di questa conferenza. È stato per molti anni a Merate, collega di osservatorio, ovviamente ancora collega astronomo. E stasera continuiamo o andiamo a concludere questo brevissimo viaggio, brevissimo perché se fosse per Giacomo si potrebbe tenere tipo una 150 conferenze per giusto cominciare a tratteggiare la superficie della questione, ma sono sicuro che saprà essere esaustivo e quindi lascio subito volentieri la parola al caro Giacomo e grazie per essere qui fra noi. A condurci per mano, scritto in questo mondo complicato, sofisticato anche, ma affascinante. Buona serata, Giacomo. Grazie ancora, buonasera a tutti. Ringrazio chi ha avuto la bontà di collegarsi anche per questa seconda puntata. A un certo punto farò un piccolo intermezzo in cui riassumo quello che è stato detto nella precedente per sommissimi capi e rinnovo i soliti caveat, ossia questa non è una lezione di un musicologo, non è la lezione di un musicista, è una condivisione di una passione a livello del tutto amatoriale, cercando di dare degli spunti per chi volesse approfondire personalmente ulteriormente. Credo che sia un ambito bellissimo, estremamente soddisfacente e penso che molti apprezzeranno che ne valga la pena. Al termine ho qualche slide con qualche riferimento per approfondire. Quello che farò sarà la stessa cosa dell'altra volta, alternare alcuni spezzoni di ascolto tratti essenzialmente da YouTube, mostrare qualche testo, eventualmente leggerlo e raccontarvi due cose, giusto due. Purtroppo il tema è vastissimo e quindi, nonostante i miei sforzi, quello che vi racconto è per forza di cose assolutamente lacunoso. Ci mancano veramente delle cose imbarazzanti, ma in questo tempo è impossibile fare di meglio. Ci siamo lasciati l'altra volta con una simpatica figura di monaco musicista che è Adriano Banchieri. Autore, ad esempio, della Barca di Venezia per Padova, ossia una commedia armonica, una struttura ormai tardiva, c'è cioè accompagnamento di strumenti e tutto quanto, in cui una serie di canzonette, danze e madrigali raccontano una storia. La storia di un gruppo di persone che deve risalire il Brenta da Venezia a Padova su una chiatta fluviale durante la notte, scoprono di avere tutti la passione del canto, c'è cioè un maestro di musica, e si mettono a condividere questa loro passione per passare il tempo. Provo a riprodurre il primo brano. Lo sentite? Certo. Perfetto. Allora, non ci sarà qualche cantore a cantare ai passeggeri le canzoni del banchieri? L'altra volta ho omesso di commentare questa cosa. Durante il pezzo del Banchieri c'è un intermezzo che è metateatrale, cioè ci si rivolge direttamente al pubblico e si parla dell'autore del pezzo. Ora la tua voce è molto più bassa, Giacomo. Temo che sia. Mi senti io adesso? Si sente, ma un po' basso. E adesso? Temo che sia colpa dell'audio del fatto che sto condividendo l'audio di YouTube. Riuscite a capirmi? Sei un po' lontano, devo dire, strano. Un po' battato. L'altra volta non è successo. Fin dall'inizio o solo adesso? Solo adesso. Le prime Solo secondi. adesso, Giacomo. Aspetta, come posso fare? Adesso mi sentite meglio?
uguale a prima. Aspetta, livello di uscita. Adesso mi sentite meglio? Sì. Sì, sì. Benissimo, speriamo che duri così. Credo che avesse commutato sull'audio del portatile che è spento. Allora, quello che vi stavo dicendo è che a un certo punto la voce narrante dice «Un ci sa fra passeggeri qualcuno per cantare le canzoni del Banchieri». L'autore del pezzo è Adriano Banchieri, quindi c'è una specie di gioco in cui la finzione scenica parla di se stessa in qualche modo, e questa cosa è tipicissima di quest'epoca. Lo vedremo anche più avanti. Spesso il proemio di una commedia armonica è in realtà un invito agli uditori a rilassarsi nell'ascolto della musica. Nell'Orfeo di Monteverdi c'è il proemio in cui è la musica che apostrofa di nuovo gli spettatori e comincia a raccontargli la storia di Orfeo, e questo è un aspetto assolutamente ricorrente e abbastanza usuale, un vezzo, diciamo, dell'epoca, ripreso anche da alcune modalità del mondo antico. Ad esempio, i cori dell'Orfeo a volte commentano la storia della favola di Orfeo, come nella tragedia greca il coro si rivolgeva al pubblico commentando gli eventi. Ritorno sperando che la mia voce rimanga alta. Udrete o passeggeri, alcune capricciate del banchieri. E si va avanti e si fanno le squadre, diciamo c'è il soprano, c'è l'alto, c'è il tenore, c'è il All'invito del basso. maestro tosto accorre con fervore tanta gente di buon'estro, fin da Napoli e Bologna, da Firenze e da Venezia, e badate, non è inezia, tutta pronta alla bisogna. Manca il basso. Si fa avanti, per la gioia degli astanti, un tedesco bevitore. Grida il fine dicitore. Si tu prima mi offri un gotto, io canto di passotto. Ecco, un altro stilema di questo mondo che vedete molto vicino in queste. Qui non siamo nel madrigale alto che interpreta una poesia del Petrarca. Qui è una cosa più dialogica, c'è cioè una struttura scenica, ci sono delle parti che dialogano, ed è molto vicino alla commedia dell'arte. E ci sono tutta una serie di figure caratteristiche. Il basso nel Rinascimento è tipicamente cioè il tedesco nel Rinascimento ha tipicamente la voce da basso ed è tipicamente un ubriaco perenne. E quello che succede qui è infatti che il tedesco bevitore a un certo punto viene scherzato dagli altri cantori, e c'è questa scena in cui lui, poverino, è già ubriaco perso. Gentile di finir questa bevuta, purché dopo si proceda a una cosa più graziosa, cantar sì, ma nello stile di Gesualdo da Venosa. Ecco, qui si annuncia che tra poco arriveranno dei madrigali che sono scritti nello stile di Gesualdo da Venosa. E c'è questa scena simpatica. Cala la notte, gli umor si placano sul burchiello,
Il buon musico lucchese tira fuori dal cappello un struggente madrigale. State tutti a orecchie tese. Canta un amor finito male. Ecco, vedete, siamo ritornati al madrigale, una poesia tipica di quegli anni, una struttura polifonica, con le voci in questo caso sostenute da un raddoppio con il clavicembalo, che si imitano in un procedimento astrofico, quindi non c'è strofa e ritornello, ma ogni segmento di testo, talvolta ogni singola frase ha un suo tema, che viene riprodotto nei toni gravi dal basso, nei toni acuti dal soprano e nei toni intermedi da tenore e contralto, e con piccole variazioni imitative, per cui il ritmo non è mai perfettamente lo stesso, la melodia è sì traslata di tono, ma non è neanche sempre identica, non è un rigido canone, e ci sono questi procedimenti di ritardo temporale tra una voce e l'altra che creano il contrappunto. Non vi faccio ascoltare tutto questo bellissimo madrigale, che però è scritto nello stile di Gesualdo da Venosa, con moltissime dissonanze. Il tema è un amore contrastato che finisce male, quindi una cosa molto dolorosa, è un cliché appunto poetico dell'epoca, ma vi faccio ascoltare questo altro che è assolutamente bellissimo. Me lo sono segnato in un punto dove non credo che sia, no, ho sbagliato. E lascia il cuor sgomento. Ecco. Dal gusto competente, tra poco udrete. Voi che ascoltate in note sparse il suono, fini intenditor, dal gusto competente, tra poco udrete modular virtuosamente al secondo, al quarto, al sesto e l'ottavo tono. Tanta maestria s'addice all'argomento, sussulto d'amor e lascia il cuor sgomento. Seconda parte, sentite come cambia intonazione. Oh.
E di nuovo abbiamo riconosciuto tutti i classici elementi, il binomio amore e morte, queste figure poetiche legate al dolore, allo strazio, e come la musica, con grande equilibrio, dipinge sia con l'armonia, con gli accordi, con le dissonanze, ma anche con tutta una serie di figure di suono, il crescendo, il diminuendo, tutte le emozioni che la musica deve convogliare. Di nuovo c'è questa estrema parità, non solo tra le voci che si passano il ruolo in una maniera in cui la prevalenza di una sulle altre è sempre episodica, ma è un tutt'uno molto ben fuso, ma anche struttura musicale e testo stanno sullo stesso piano e si rinforzano a vicenda. Anche questo madrigale è scritto nello stile di Gesualdo da Venosa, e non è un caso, è una citazione, un omaggio, perché questo componimento è dei primi del Seicento, e nel 1594 Gesualdo aveva scritto un madrigale sugli stessi versi. Purtroppo no, e vabbè. Entero Germina integratori alimentari da oggi con il 50% di rimborso. Prima di ascoltare il madrigale di Gesualdo, in questa edizione incredibile di Delizie Musiche, veramente un capolavoro, due parole. Gesualdo è famoso come il principe dei musici, perché era principe di Venosa e signore di Gesualdo, apparteneva a un'importante famiglia imparentata con cardinali e quant'altro. È noto per un uxoricidio, in quanto la sua moglie, la bellissima Maria d'Avalos, si era innamorata perdutamente di un altro nobile, che era Luigi Carafa, un'altra famiglia nobile napoletana di nobiltà spagnola, diciamo. E in realtà il loro era stato un matrimonio d'amore, e quello che si capisce è che Gesualdo... Chiedo scusa, Giacomo, hai ancora l'audio basso. Allora devo fare la stessa cosa che ho fatto prima. Adesso? Ancora basso. Aspetta, Intanto perde... Sei stato in shock? Già, nada me sorprende. Me pregunto se per acusare. Vuelvo a chi, señorita? ¿A dónde crees exactamente que vas? Fuera de aquí, superhéroes. Pobre Flash, toda hinchada. ¿Algo se quede? ¡Ya voy! ¡Ahora me sorprende! ¡Acabo! ¡Espíritu González! Flash está en posición. Mi sembra un po' basso ancora. Prova ancora, scusa. ¿Mi sentite meglio? Beh, sei sempre di volume un po' basso. Ora mi sentite meglio? Un po' meglio, sì. Scusate, sto imparando in questo momento a gestire questi controlli. Ora è perfetto, invece. Ah, benissimo. Perfetto. Allora, dicevo, Gesualdo è passato alla storia come uxoricida. In realtà lui aveva sposato questa donna bellissima, che tra l'altro era la sua cugina, Maria d'Avalos, bellezza di quelle leggendarie dell'epoca, e con un matrimonio d'amore. Poi però lui la trascurava perché pensava alla caccia e alla musica, e lei si innamorò di un altro nobile, e di fatto pare che sostanzialmente, contravvenendo a quello che sarebbe stato il proprio temperamento, costretto dalle convenzioni dell'epoca, lui ricorse all'uxoricidio. Essendo nobile e quindi finse di allontanarsi per un viaggio di qualche giorno e fece ritorno a casa, li trovò in flagrante e li passò a fil di spada sia lei che lui. Essendo sia la moglie che l'amante appartenenti a famiglie dell'alta nobiltà,
Questo lo esponeva alla vendetta dei loro parenti, quindi fuggì inizialmente a Ferrara e poi si rinchiuse nel proprio castello di Gesualdo, trasformato in una fortezza, fece anche abbattere delle foreste che c'erano intorno per avere la vista sgombra su eventuali attacchi, trasformandolo in una reggia della musica sullo stile della corte estense a Ferrara, dove si era risposato in un matrimonio di, diciamo così, di convenienza con per gli estensi soprattutto, con Isabella d'Este. E dette vita a una corte piena di musica, di musicisti. Il castello è bellissimo, se andate a visitarlo troverete una gigantografia di Stravinsky che adorava Gesualdo da Venosa e che andò proprio a Gesualdo per visitare i luoghi dove lui si era ritirato per una abbondante parte nella seconda metà della sua vita, quando appunto rifuggiva dalle vendette, mentre invece era sostanzialmente, essendo di casata principesca, immune alla legge, tanto più che il processo fu istruito e fu subito archiviato, vista la nota buona ragione nel compiere l'uxoricidio e l'omicidio dell'amante, perché questa vicenda, questo tradimento, era sulla bocca di tutti. E diciamo un temperamento saturnino malinconico di Gesualdo traspare molto nella sua musica, che è estremamente dissonante, direi quasi novecentesca, quasi dodeca, estremamente moderna, incredibilmente moderna, perché lui fu appunto anche molto tormentato da questa vicenda e da altre disgrazie che gli capitarono, disse ad alcuni figli molto amati e viceversa. E altre vicende così non proprio piacevoli. Sentite che dissonanze, sentite che bellezza. Oh.
e vi renderete conto di quanto strane dovessero sembrare queste sonorità alle persone della sua epoca. Lui era veramente molto molto avanti e costituisce insieme, diciamo, a Monteverdi, Claudio Monteverdi, uno delle vette incontrastate del mondo della polifonia madrigalistica. In realtà tutti questi composero anche della bellissima musica sacra. Quello che vorrei farvi ascoltare adesso è un altro proemio di un'altra commedia armonica, La selva di varia ricreazione, di Orazio Vecchi, un altro compositore che a me piace moltissimo, e qui c'è l'ambiente idilliaco bucolico in cui ci si rivolge al pubblico come se fosse un pubblico di pastori: mettete il gregge al riparo dai lupi e venite a ricrearvi in questa selva. Ed è l'inizio di una serie di madrigali, di danze, di canzoni estremamente varie, un bellissimo esperimento musicale di cui, prima di ascoltare questo proemio, vi racconto una cosa. Esiste un madrigale, Diversi linguaggi, di Luca Marenzio a 5 voci, in cui alcune delle voci sono proprio i personaggi della commedia dell'arte. C'è il Graziano, che è il disgraziato Arlecchino sostanzialmente, c'è il Magnifico, che è Pantalone, e questi due litigano. Poi ci sono delle voci femminili, in questo caso, che cantano due canzoncine popolari dell'epoca, che sono la Girometta e la Franceschina. E sono due motivetti molto simpatici, una che parla delle scarpette della Girometta e la Franceschina è un'altra storiella di una giovane graziosa. E Orazio Vecchi riprende questo madrigale basato su personaggi della commedia dell'arte e aggiunge un tedesco bevitore e aggiunge un pedante, cioè un maestro che parla il latino, e il suo scolaro, che si insultano a vicenda. Ciascuno di questi personaggi parla di una cosa diversa, chiaramente in maniera contrappuntistica, quindi tutti i tempi sono sfalsati, e parla in una lingua diversa. C'è il bolognese, c'è il veneziano. Non posso farvelo ascoltare perché proprio qualche giorno fa l'ho visto sparire da YouTube, si vede per una questione di copyright, e non mi sono preoccupato di cercare di riuscirci, ma è una cosa assolutamente incomprensibile se uno non ha lo spartito davanti, estremamente cerebrale, ma è divertentissima. E tempo fa suggerì a degli amici di un coro napoletano, che erano molto bravi, e disse: perché non provate a metterlo insieme? E mi dissero che la cosa che era successa è che avevano riso tutto il tempo dall'inizio alla fine, perché era una cosa divertentissima. Questo madrigale a 9 voci si chiama Diversi linguaggi ed è proprio una scenetta della commedia dell'arte trasposta in una polifonia vocale. Vi faccio sentire il proemio, in cui c'è proprio questo invito a rilassarsi nella selva di varia ricreazione. Tutti lieti, vestiti.
trasferiamo un attimo in Francia. Qui torniamo a un genere leggermente diverso, è fondamentalmente una chanson. Nel 1513, mi pare, gli svizzeri e i loro alleati del Ducato di Milano furono sconfitti a Marignano, che è Melegnano, quindi chi sta a Milano la conosce bene, c'è il casello dell'autostrada, da una alleanza tra il re di Francia, Francesco I, e la Repubblica di Venezia. Fu una battaglia molto cruenta e segnò la definitiva rinuncia della Svizzera alle sue mire espansionistiche da lì per sempre. Tra l'altro uno dei protagonisti era il Trivulzio, che penso il più albergo Trivulzio di Milano sia proprio legato a questa figura. Siamo all'inizio del Cinquecento e c'è un francese, Clément Jeanquin, che canta questa vittoria del re francese. E è bellissimo questo pezzo, abbastanza lungo, perché ci sono tutta una serie di effetti sonori che imitano i suoni della battaglia, e tutto finisce con le urla di victoire dei francesi, che è in francese rinascimentale, quel dittongo si pronuncia victoire e non victoire, tutto è felore e bigotte, tutto è perduto degli svizzeri. Questa è una edizione dei King Singers intorno ai 20 anni fa. Se andate a guardare nel Madrigal History Tour, cioè in lo spettacolo in più puntate per la BBC in cui i King Singers degli anni 80 cantavano questo stesso pezzo per esemplificare la musica in Francia di quell'epoca, potrete apprezzare le differenze. È un pezzo estremamente simpatico, questa credo che sia una versione a 5 voci in cui Philippe Verdelot, di cui abbiamo parlato l'altra volta, aveva aggiunto una quinta sezione rispetto alle 4 voci del madrigale della chanson originale La Guerre. Da 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 da
Si parla di andare in soccorso dei compagni e la battaglia si infiamma con le bombarde. Il controllo di YouTube, visto che abbiamo toccato la Francia, vi faccio sentire anche la Spagna. Siamo nell'epoca di Carlo V. La Spagna è un grande centro culturale. Lui aveva degli importanti compositori che erano maestri di Cappella Madrid. Uno è questo Mateo Flecha el Viejo. E questa insalata, che state per ascoltare nell'edizione dei King Singers degli anni Ottanta, all'interno del Madrigal History Tour, è una ensalada, cioè una specie di putpurri di generi e lingue diverse,
per cui ci sono delle parti in spagnolo, delle parti in latino, e di nuovo è un componimento che racconta la storia di un naufragio che si risolve bene, e i naufraghi si accordano una chitarra in una maniera molto buffa per ringraziare la Madonna che ha interceduto per loro facendoli salvare. E c'è un finale che ora sentirete un po' descritto da uno dei componenti dei Quintilli. La bomba, the pump, begins with a ship in a storm at sea, and the call to man the pumps. Shipwreck follows, but the crew are saved after much praying to the Virgin Mary. And of course, there's a celebration. This is led by a guitarist who is on board. Once he's managed to tune the rather damp guitar, he's somehow saved from the wreck. The whole piece is an allegory of the ship of life, and it ends with a moral in Latin. Giacomo, credo che tu sia un peril at sea, so he is in peril on shore and in bad company. Ah. Scusate, ma i potenti mezzi hanno ceduto. Cerco di ripristinare il tutto. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Sì, sì. No, non stai solo condividendo lo schermo. Se riuscissi a trovare dov'è? Aspetta, perché si è minimizzato lo schermo. Oddio. Sto soccombendo alla tecnologia. Abbiate pazienza un attimo. Ok. Abbiamo ristabilito la supremazia dello spirito sulla materia e posso ripartire. This ensalada, called La Bomba, the pump, begins with a ship in a storm at sea and the call to man the pumps. Shipwreck follows, but the crew are saved after much praying to the Virgin Mary. And of course, there's a celebration. This is led by a guitarist who is on board. Once he's managed to tune the rather damp guitar, he's somehow saved from the wreck. The whole piece is an allegory of the ship of life, and it ends with a moral in Latin. Just as man is in peril at sea, so he is in peril on shore and in bad company. Giacomo, mi sa che hai perso ancora lo schermo. Dicevi? Che ti sei perso. Hai perso ancora lo schermo. Perché si vede che se lo metto a schermo intero impazzisce. Allora lo ricondivido e mi accontento della finestra. Ora va? This ensalada, called La Bomba, the pump, begins with a ship in a storm at sea, and the call to man the pumps. Shipwreck follows, but the crew are saved after much praying to the Virgin Mary. And of course, there's a celebration. This is led by a guitarist who is on board. Once he's managed to tune the rather damp guitar, he's somehow saved from the wreck. The whole piece is an allegory of the ship of life, and it ends with a moral in Latin. Just as man is in peril at sea, so he is in peril on shore and in bad company. Bomba, bomba y agua fuera, vayas cargos a mar, que nos vamos a negar. Vaya, vaya. Cargos al mar, que nos vamos a negar. Todo el medio nos espera. Todo el medio nos espera. A las costas socorre, a las costas socorre, a las costas socorre, a las costas socorre, socorre, socorre. Vosotros y tal, vosotros y tal. Despacio, corre, despacio, corre, corre. No veis, pues
nuestra perdición. Esa escuna es contra el pide, se vale la pena. Canta, 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 ya no hay tiempo ni medio. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si aprovechará nadar. Oh, que está tan bravo el mar. Que todos pereceremos. Santa Virgen de Dios, San Ginés, Maiogo, santo Dios, que me ogo, que me ogo, que me ogo, santo Elmo, santo bendito. Oh, pequeño Padre Lumen, nuestra maldad no te ocupe. Señore de Monserrate, Señore de Monserrate, hoy, Señor, hay gran rescate. Dame viene, que estén, que escapemos. Al llegar, que pereceremos. Socorre, no sea un punto de tiro. Señor, ese bate el. E viene fuori la chitarra che all'inizio ha preso umidità e quindi è un po' scordata. Sentite. In nosotros te ayudaremo. E sperà che se templada sempre a venire ruin. Oh, come sta destemplata. Acaba maldito ya. Corde mas sube un poco mas. Muy bien está. Ande pues nuestro apellido. El tambier con el cantar. Con corres en alabar. A Jesús que te ha nacido, a Jesús que te ha nacido, a Jesús que te ha nacido. Bendito sea este día, llena de contentamiento, remedioso venimiento milenos. Ding, 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 ding,
A navegar. Poi il suo vento non sa degli amar, Garrido è il vendaval, contrafortuna. Grita todos a una grita, grita bona, da bona, za salvamento, salva, salvamento. Gala es todo, a nadie hoy duela la galachinela. Gala es todo, a nadie hoy duela la galachinela. De la china gala, la galachinela, mucho prometemos en tormenta fiera, más prometemos infinita fera. De la china gala, la galachinela. Adiós, señores, a la vela. Eterna raccomandazione a diffidare dei falsi amici, possiamo direi concludere. Avete visto questa particolarità di stili, di fraseggio musicale, di tra il balletto, la musica sacra, addirittura diverse, lo spagnolo alternato al latino, gli stili alternati, il testo, a volte un testo sacro, magari non liturgico, ma un testo ispirato alla Madonna, che si alterna invece a una scenetta così più divertente con l'accordatura della chitarra. Questo è un genere molto particolare che è tipico della musica spagnola di quegli anni. E, un'ultima nota, perché pare che questo sia un mondo tutto maschile, no? È vero che le composizioni in chiesa, le voci acute erano sostituite da bambini o da castrati o falsettisti. In realtà nella musica profana e soprattutto nelle famiglie nobili, le donne che avevano accesso a una cultura che comprendesse la musica erano molte. E ad esempio a Ferrara era famoso il cosiddetto concerto delle dame, in cui c'erano tre donne che ballavano benissimo, suonavano gli strumenti e sapevano cantare molto bene, e che ispirarono addirittura alcuni compositori locali, ma in tutta Italia, a scrivere dei componimenti con tre voci superiori, quindi magari due soprani e un alto, in maniera che erano proprio ispirate a questo terzetto che poteva cantare a tre voci, oppure con accompagnamento di due sezioni maschili cantare dei madrigali a cinque voci, ispirati proprio alla loro capacità di cantare in maniera virtuosa. E abbiamo anche delle donne compositrici. Proprio a Casole d'Elsa è nata Maddalena Casulana perché veniva da Casole d'Elsa, che è un bellissimo paese qua nei dintorni di Siena, che era intima amica di Isabella dei Medici, a cui dedicò addirittura dei libri di madrigali, e che ebbe due onori molto particolari. Fu la prima compositrice donna a comparire in una edizione a stampa, in un'antologia. All'epoca andavano molto di moda i libri di madrigali di un singolo autore, ma anche le antologie di molti autori illustri. Lei comparve in una edizione a stampa con molti altri compositori
uomini dell'epoca, ed ebbe un onore molto particolare, perché il grande Orlando di Lasso, famosissimo in tutto l'arco della vita, a un certo punto si era trasferito in Baviera e doveva condurre delle musiche per un matrimonio del principe elettore di Baviera, e pur potendo scegliere all'interno del proprio enorme repertorio, decise di dirigere un mottetto di Maddalena Casulana, che purtroppo è perduto, ma che testimonia la grande stima che questa compositrice aveva da parte di uno dei massimi e più famosi compositori della sua epoca. Ora il tempo è quasi scaduto, quindi mentre magari mi fate qualche domanda, se c'è, vi passo velocissimamente qualche slide che avevo preparato su qualche link che può permettervi di approfondire meglio. Sono veramente 2-3 minuti solamente. Grazie Giacomo, comunque molto apprezzato e apprezzabile. Senz'altro, se qualcuno insomma, è una conferenza inusuale come metodo, ma se qualcuno ha qualche commento è benvenuto, intanto che Giacomo, come ha detto, ci lascia qualche riferimento. Beh, innanzitutto grazie Giacomo, veramente molto interessante, coinvolgente. Quello che volevo chiedere, da ignorante, da profano, è un modo di raccontare anche degli eventi importanti, particolari, un modo di raccontare cantando, è un po' raccontare la storia, mi sembra di capire. Esattamente, sì, quello che si racconta sono appunto anche eventi pubblici. C'è un madrigale molto bello di Jacques de Werth che è per un'incoronazione di uno dei duchi Gonzaga in una delle loro successioni al trono ducale di Mantova, sostanzialmente. Orsi Allegri il Ciel è un madrigale, un panegirico, è probabilmente uno dei pochi che è pensato proprio per un'occasione, mentre invece, come ho raccontato anche l'altra volta, questa era una musica che era pensata per la fruizione di chi la cantava e magari di qualche persona a corredo, ma non era pensata per un concerto. Magari c'erano a cena degli ospiti, per cui alcuni cantavano e altri partecipavano ascoltando, ma non era prevista un'esecuzione. Però ci sono anche modi di raccontare delle storie o addirittura gli eventi del tempo o di partecipare alla vita pubblica. Se vi ricordate il madrigale sulla canzone all'Italia, che era stato utilizzato all'interno di un'antologia inviata a Enrico VIII Tudor come dono diplomatico dalla Repubblica di Firenze, che sperava di ottenere un'alleanza per difendersi dalla riconquista medicea supportata dall'esercito imperiale spagnolo. Quindi c'è un mondo molto ricco, ora non l'ho toccato, ma ad esempio ci sono delle canzonette che sono scritte in una lingua, nella lingua franca mediterranea. All'epoca i marinai si intendevano in un misto di arabo, italiano, greco, valenziano, era una specie di esperanto pratico, e ci sono alcuni pezzi del Canzoniero de Palacio di Madrid, quindi di area spagnola, che sono dei brani scritti in sabir, che è appunto questa lingua che oggi noi non intenderemo più, ma che all'epoca serviva ai marinai dei porti europei per intendersi ovunque andassero. Quindi ci sono moltissime cose che si imparano anche semplicemente ascoltando queste cose. Riuscite a vedere lo schermo? Sì. Allora, riprodurrei la presentazione. Allora, i suggerimenti velocissimamente sono: per leggere qualcosa su quest'epoca, Wikipedia, perfetta, uno può cercare alcune parole dei generi, quindi il madrigale, il mottetto, la frottola, la commedia armonica, oppure può ricercare i nomi degli autori. Ovviamente c'è tutta una bibliografia molto, all'interno di Wikipedia c'è una bibliografia molto seria che uno può seguire e appunto avventurarsi in questo cosmo di compositori con migliaia di componimenti, sia sacri che profani, ciascuno. Ne ho messi alcuni nomi qui, ma potrebbero contarsene molte altre decine. Per ascoltare YouTube è meraviglioso, di nuovo si possono cercare gli autori o i generi, ci sono tutti i rimandi alla discografia se uno vuole comprarsi qualcosa, abbiamo usato spesso questa trasmissione per la BBC degli anni 80 molto bella, il Madrigal History Tour dei King Singers,
Se volete cercare dei complessi potete, per esempio, Odecaton, Delizie Musiche, la Veneziana o De Labirinto per complessi italiani, o i Tally Scholars, gli Yard Ensemble, Concert of Music e ancora i King Singers per complessi fondamentalmente europei, inglesi, ma anche statunitensi, ce ne sono. Un'altra risorsa che secondo me è meravigliosa per chi ama la musica in generale sono le lezioni di musica di Radio 3. Mi pare che tutte le mattine tra le nove e mezzo del sabato e della domenica, da molti anni, c'è una lezione di una mezz'oretta fatta più o meno come ho cercato barbaramente di fare io, quindi alternando ascolti e qualche informazione più approfondita sia sulla teoria musicale che sugli aspetti più interpretativi o di caratteristiche dei generi e delle epoche. Nome su tutti Giovanni Bietti, che se non lo conoscete dovreste conoscerlo, fa anche delle trasmissioni su Rai 5 in televisione ed è assolutamente straordinario e coinvolgente. Vi ho lasciato un paio di esempi che riguardano appunto la polifonia rinascimentale, ma sono anni che questa serie va avanti, quindi ci sono centinaia di puntate su tutta la musica anche fino al Novecento, a partire dalle cose antichissime del Gregoriano. Più indietro nel tempo un nome famosissimo era Paolo Terni, che conduceva delle belle trasmissioni sempre a Radio 3 e che credo che si possano ritrovare sempre in podcast, e questi sono degli ascolti guidati. Poi proprio a Milano io molte cose le ho imparate sul materiale del corso del professor Davide Daolmi, che ha tutto il materiale a questo link examenapium.it, ci sono tutta una serie di materiali e di riferimenti anche a video su YouTube, ad esempio i video della barca di Venezia per Padova che ho utilizzato vengono dal suo canale, ci sono un glossario per i termini tecnici, un thesaurus che contiene tutta una serie di informazioni molto interessanti, e quindi è possibile piluccare anche a livello così amatoriale da questo corso universitario. Chi volesse cimentarsi a cantare può andare sul sito della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali e scegliere per la propria regione, individuare, ci sono tantissimi cori sia lirici che polifonici, ovviamente per fare il Rinascimento il coro deve essere un coro polifonico, poi ci sono cori gospel, cori che trattano generi di molti tipi, anche cori che hanno prospettive più diversificate, ed è un'esperienza bellissima da fare a tutte le età per la condivisione di queste cose molto belle in un gruppo di amici. Chi volesse cercarsi degli spartiti ha delle risorse online. Questo CPDL, Choral Public Domain Library, che è una specie di wiki page, a me è capitato di richiedere un'edizione moderna di uno spartito che si trovava solo nelle edizioni antiche e qualcuno da qualche parte nel mondo si è preoccupato di trascrivere nella notazione moderna questo spartito. Un'altra risorsa molto bella è questa Biblioteca Musicale Petrucci, che contiene alcune, vedete, 174.000 opere musicali disponibili nella Biblioteca Petrucci. Sono tutte risorse pubbliche in cui potete trovare le anastatiche degli spartiti antichi, ve ne faccio vedere un esempio tra un attimo, o le loro riedizioni moderne. E quindi è una risorsa disponibile molto molto bella. Petrucci perché si rifà a Ottaviano Petrucci, il primo editore musicale a Venezia in Italia. Questo è come appariva all'inizio di un libro di madrigali dell'epoca. I madrigali all'epoca erano stampati ciascuna voce per sé, per cui c'era il libro del tenore, il libro del soprano, il libro dell'alto, e ognuno leggeva la propria parte senza conoscere le linee degli altri. È un modo anche per risparmiare carta, è una scrittura molto compatta. Oggi si usano spartiti di tipo così da orchestrale, in cui tutte le voci sono segnate, vedete cantus, altus, tenor, quintus e bassus, per lo stesso madrigale che vedete qui, questa è la parte del quintus, e quindi uno può anche divertirsi a trascriverle da solo, perché esistono dei linguaggi, diciamo, con tipo un HTML che permette di scrivere testo musicale, ottenerne un PDF aggraziato, come potete vedere, e ottenerne anche dei file MIDI che possono essere utilizzati per orecchiare le singole voci o il pezzo nel suo complesso per chi non ha un pianoforte o la capacità o un altro strumento e la capacità di riprodurre gli intervalli con un proprio strumento, può aiutarsi ascoltando queste risorse. Sono tutte risorse gratuite e aperte, è una cosa molto bella e se ci andate vi accorgerete che esiste un mondo immenso, solo in Italia ci sono molte migliaia di cori amatoriali e tutti si cimentano al meglio che possono con questa musica.
Molto bene, Giacomo, grazie. Ci manderai un PDF della tua presentazione? Certo, qua? Assolutamente, assolutamente. Credo che ci sia un po' tutto dall'ascolto. Ovviamente l'ascolto, alcuni maestri di musica molto bravi che conosco dicono l'organo del canto è l'orecchio. La base di tutto è ascoltare. Quindi è impossibile, ad esempio, anche cantare senza un'educazione all'ascolto che viene dal passare del tempo dilettandosi con la musica, speriamo dal vivo presto, ma anche in registrazione. YouTube è una miniera sterminata. È vero. Se ci sono altri commenti al momento, altrimenti salutiamo. Mi pareva fosse Pierangelo, mi aveva scritto che voleva dire qualcosa, è giusto? Sì, beh, intanto ringrazio tantissimo. Prego. Giacomo, è stato veramente molto, molto interessante. Grazie a voi. E grazie, molto utili questi link. Seguiamo poi volentieri Radio 3 perché è una risorsa straordinaria. Io sì, ho una piccola ultima domanda che però alla quale tengo molto. Siccome ho una moglie di Gaiole, volevo chiederti di che contrada sei? Allora, io sono nato nella Torre. Sono okay. Un contradaiolo tiepido, spero che vinca, ma non faccio vita di contrada, sono un senese un po' atipico, diciamo. Ok, io ho imparato a dire che sono del Brujo, sto imparando, ok? Grazie di cuore, Giacomo. Grazie a voi. Alessandro, ho visto che hai alzato la mano. Sì, c'è Pier Giuseppe che mi ha bruciato la domanda, perché volevo indovinare in quale quartiere è cresciuto. Sì, sì, sono nato proprio in via Salicotto, che è la via centrale del territorio della Contrada della Torre. Avevo dei dubbi con la lupa. No, è in un altro settore della città. No, ma ho abitato 6 anni. Bene. Sono fiorentino, quindi molto aperti non ci interessa. Allora, tra i link che vi ho messo, un'ultimissima cosa, uno dei due riferimenti a Radio 3, alle lezioni di Giovanni Bietti, è a un componimento di Orlando Di Lasso che sono le profezie delle Sibille. Non mi ricordo se ne ho parlato la volta precedente, ma è un componimento bellissimo di tema sacro ma non liturgico, in cui c'è un'introduzione in cui si annuncia all'ascoltatore che ascolterà le voci delle Sibille che annunciano il mistero della nostra salvezza, e le Sibille sono una rivisitazione in chiave cristiana delle Sibille antiche, un po' come Dante fa con Virgilio nella Divina Commedia. Quindi queste Sibille annunciano la nascita di Gesù e un percorso di salvezza. Chi dovesse venire a Siena e andasse in Duomo quando ci sono i pavimenti scoperti, ci sono questi pavimenti in commesso marmoreo, cioè una tecnica che è simile al mosaico ma con dei pezzi molto grandi, quindi non è fatto di tessere, in cui sono raffigurate le Sibille. È un pavimento famosissimo perché il Vasari ne parlava come del più grande e magnifico che fosse mai stato fatto. Bellissimo. È vero, e anche lì c'è un percorso di salvezza attraverso la sapienza. E ci sono delle parallelismi molto belli tra la musica di Orlando Di Lasso, che descrive le Sibille che annunciano ciascuna, sono 12, alternandosi la salvezza del cristianesimo, e questo percorso sul pavimento di marmo della cattedrale di Siena. Chi dovesse venirci, sperando, non sempre questi pavimenti sono scoperti perché spesso sono sotto una protezione che ne nasconde la massima parte, ma chi dovesse venirci, andate a visitare questo percorso perché è veramente una bellissima esperienza. Erano scoperti a settembre, ma giusto, esatto, 20 giorni. Comunque c'è sempre Simone Martini eventualmente. Sì, 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 sì. Siete benvenuti per tutto. Cor magis tibi sana pandit. Potremmo prendere in parola, per cui stai attento. Potrebbe essere una bella cosa, una gita della semina a Siena. Magari il madrigale e il cibo senese. Vini. Posso fornire l'uno e l'altro. Stefano, perché non proponiamo una conferenza sul palio? Sarebbe bellissimo. Assolutamente, ma devo trovarvi l'esperto adatto. Che comunque... Non aceto, per favore.
No, no, no. È una cosa che approfondiremo, sì, mi sembra un'eccellente idea. Sì, sì. Sono d'accordo, Giacomo, teniamoci in contatto. Sì, sì, possiamo scegliere un relatore adeguato e secondo me sarebbe sicuramente una bella cosa. Se fosse stato ancora in vita sarebbe stato Silvio Gini. Ah, sì, assolutamente. Va bene. Grazie ancora allora Giacomo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, ma anche il variegato e ampio popolo in streaming su Facebook. E come sempre la registrazione di questa conferenza sarà disponibile su YouTube forse già stasera o comunque entro uno o due giorni al massimo. E quindi grazie ancora Giacomo. Grazie a voi. Il tuo entusiasmo e la tua competenza, e a presto. A presto, ciao a tutti.